È la parola d'ordine dei nostri tempi, terza edizione per il Festival della Sostenibilità di Lecco, promossa dall'amministrazione comunale con il sostegno di A5 e numerosi partner. L'iniziativa prevede incontri e dibattiti fino al 28 maggio per riflettere sui vari aspetti del tema cruciale nello sviluppo della nostra città e dei suoi servizi. Quest'anno abbiamo voluto affrontare il tema delle energie in movimento perché crediamo che ci sono delle progettazioni, dei cambiamenti in atto che cambieranno il volto di questa città e lo faranno in modo sostenibile. Allora usiamo l'occasione del festival per parlarne, comunità energetiche, contratti di fiume, economia circolare, mobilità sostenibile, cioè una ricca serie di appuntamenti non soltanto teorici ma anche laboratori dove concretamente possiamo avvicinare i cittadini ai cambiamenti che avremo. L'iniziativa si è aperta con un dibattito sulle trasformazioni urbane. Ospiti Alessandro Balducci, professore di pianificazione urbanistica del Politecnico di Milano, e Marco Canzi, presidente di A5. Il nostro gruppo sostiene questo festival sin dai primi anni a fianco all'amministrazione comunale perché è un festival che parla di sostenibilità sul territorio, che sono due elementi fondanti della nostra identità e riflessi appieno nel nostro piano industriale. Infatti portiamo avanti iniziative di sviluppo che incrementano la sostenibilità a favore dei territori. Un esempio che Lecco sta iniziando a vivere proprio in questo periodo è la creazione di una rete del teleriscaldamento, un'infrastruttura energetica che porterà certamente benefici in termini di evoluzione della città. Un altro che è molto calzante rispetto al tema della trasformazione urbana è l'illuminazione pubblica, dove sul comune di Monza abbiamo un progetto molto importante per i prossimi anni che ha delle componenti rilevanti non solo appunto di illuminazione ma di valorizzazione della città e di sviluppo in ottica smart city.